Appassionato, sempre presente, tifoso della sua città e di quello che la rappresenta, nei suoi valori più alti lo sport e la solidarietà. È scomparso all'età di 80 anni Carlo Benucci, figura di spicco del mondo dello sport e del volontariato, si è spento la notte scorsa all'hospice di Agazzi. Lascia una grande eredità alla città di Arezzo, instancabile voce del basket aretino, con la nostra emittente ha sempre reso grande ogni impresa, anche quelle finite male, della scuola basket Arezzo. Alla fine ce l'ha fatta a godersi la promozione in Serie B. Ma guarda, la scomparsa di Carlo, ovviamente, nonostante fossimo sempre stati avvisati dalla famiglia in questi giorni di dolore, è stata veramente una botta forte per tutta la SBA, perché Carlo era diventato uno di noi, era, oltre che essere un amico personale, ma era diventato veramente un appassionato di pallacanestro, un amante della società, quindi voleva sempre sapere, anche quando nel periodo in cui era ricoverato, insomma, è sempre stato attento alle nostre passioni. E posso anche dire che forse, se oggi la pallacanestro è sulla bocca di tutti nella nostra città, credo che vada riconosciuto a Carlo il fatto che sia stato proprio lui, assieme ad Arezzo TV, insomma, a portare in alto questa notorietà della pallacanestro. Sicuramente per la sua passione con il quale faceva la telecronaca e questo suo modo così forte in dei momenti è stato il suo segno di riconoscimento. Non va! Non va! Non va! Non va! Non va! Non va la tripla che avrebbe ammazzato questa partita! Non va, è Kirlis, 18, 6, 5 punti, Kirlis. Forte, io porto la solidarietà di tutti i ragazzi di tutta la SBA, perché veramente è una cosa che ha colpito tantissimo. Dalle vecchie squadre ai nuovi giocatori sentiremo veramente la mancanza di Carlo. Nel mondo dello sport è stato alla guida dei veterani dello sport e impegnato con il Panathlon, ma lo sport tutto era la sua passione, insieme alla solidarietà. Vicepresidente per anni del Calcit di Arezzo, si è speso per il comitato aretino Lotta contro i tumori, dai più piccoli mercatini agli eventi più importanti. E poi la sua passione per il giornalismo, con Arezzo TV sempre in cima ai suoi pensieri. Mi fate divertire, ci diceva sempre. Carlo, ti salutiamo consapevoli che la strada che abbiamo trascorso insieme è stata lunga e bella, e come tutte le persone a noi care, chi lascia un segno non muore mai. Un grazie a tutti i ragazzi, un grazie a tutte le persone che si sono avvicendate qui a questi magici sportelli e banchini, grazie alla città che, quando è chiamata, risponde sempre in maniera egregia. Grazie a tutti.